L'idea del master in didattica della Shoah è nata nell'anno accademico 2005-2006. Sono passati 10 anni e abbiamo contribuito a formare un centinaio di studiosi, alcuni dei quali sono incardinati oggi nel sistema universitario. Quindi una formazione di alta specializzazione che si è accompagnata però anche ad un'attività divulgativa. Il vero problema nella didattica della Shoah, data la complessità, è di avere presente 3 aspetti fondamentali. Che cosa insegnare? Perché insegnare? E come insegnare? Cioè, il che cosa insegnare non è indifferente, perché dai contesti in cui si opera, noi possiamo individuare un aspetto da valorizzare rispetto ad altri, non perché sia più importante, ma perché contestualmente è più facile da affrontare e permette poi di affrontare altri problemi. Questo riguarda la tematica del come, che è una sfida pedagogica, ma il che cosa inevitabilmente ci porta a doverci confrontare con il fatto che la tragedia della Shoah è stata talmente devastante sul piano culturale che ha investito come un trauma collettivo qualunque area del sapere. Cioè, all'indomani della tragedia della Seconda Guerra Mondiale, nessun campo del sapere può prescindere dalla necessità di confrontarsi con questa tematica, dal diritto alla sociologia, alla storia, alla filosofia, alla teologia. La sfida coinvolge qualunque area del sapere. Allora, ne abbiamo dedotto sul piano formativo ed educativo che dovevamo mantenere la sfida a questo livello, costruendo un modello formativo interdisciplinare in cui i vari saperi potessero dialogare tra di loro, raccogliendo la sfida nel loro specifico. Ecco, questo è un elemento fondamentale. Perché insegnare a questo punto diventa fondamentale? Perché l'identità dell'Europa, solo per fare un esempio, come è nata e come si è costruita dopo la Seconda Guerra Mondiale, sarebbe incomprensibile senza una considerazione profonda di ciò che è avvenuto durante la Seconda Guerra Mondiale. I popoli europei, si sono massacrati e combattuti per secoli. L'idea di Europa che attraversa il continente sul piano culturale nel corso dei secoli si afferma come progetto politico nel momento in cui, sullo sfondo di una grande tragedia che ha rappresentato un punto di passaggio spaventoso nella storia del Novecento, diventa un elemento di rivisitazione critica del passato. Cioè l'idea del mai più, per esempio, che rischia di essere talvolta banalizzata per come è usata, per come viene utilizzata. Ma nella realtà profonda, se andiamo ad analizzare i problemi, ci accorgiamo che prima della tragedia della Seconda Guerra Mondiale, gli unici europei erano gli ebrei in Europa, gli unici che declinavano se stessi in termini europei erano gli ebrei. Le altre popolazioni si consideravano, o declinavano se stessi, a parte alcuni nuclei minoritari, in termini puramente nazionali o nazionalisti. E questo è l'elemento fondamentale. Quindi lo studio della tragedia della Shoah come sfida culturale diventa, alla luce di queste considerazioni, come una capacità di rivisitazione critica dell'intero passato dell'Europa e una capacità di immaginare un futuro diverso.